Parliamo invece di un'altra squadra e di un futuro che si preannuncia sempre più buio, il Teramo Calcio. In mattinata, infatti, il presidente della società biancorossa in un comunicato stampa ha annunciato che potrebbe non iscrivere la squadra al prossimo campionato di Serie C. E ha detto il presidente, in considerazione della mancata concretizzazione delle trattative tese alla individuazione di nuovi investitori nel capitale sociale della Teramo Calcio, e trovandomi nella già annunciata condizione di non poter impegnare ulteriori capitali del bilancio familiare, come fatto finora in maniera molto consistente, mi trovo costretto, ha spiegato Iachini, a valutare seriamente l'ipotesi di non iscrivere la squadra al prossimo campionato di Lega Pro. Dunque una stagione fortemente condizionata da queste difficoltà organizzative ed economiche e anche dalla pandemia, difficoltà che hanno fatto poi lievitare i costi di gestione senza alcun sostegno concreto all'esposizione finanziaria del club professionistico. A questo, ha detto Iachini, si aggiungono lo stallo e l'incertezza per manifestazioni di interesse presentate a questo club, ma che alla verifica concreta si sono rivelate prive di consistenza. Dunque devo, mio malgrado, ritenere conclusa l'esperienza societaria.